Io ho iniziato a balbettare quando avevo 3 anni, ero una bambina velocissima nel parlare con un vocabolario molto ricco. Una mattina mi sono semplicemente svegliata senza traumi, eccetera, ma ho iniziato a balbettare e me la sono portata dietro per le elementari, per le medie, per le superiori, per l'università, insomma è stata veramente una faticaccia perché soprattutto mi si scatenava quando ero sotto emozione. E quindi magari parlavo benissimo, fluidissimo in molte situazioni, ma quando ero sotto osservazione, non sapevo bene cosa stesse per accadere, mi coglievano d'improvviso, mi capitava e quindi ero molto limitata, no? Ti senti molto imprigionata, ingabbiata dentro te stessa. Vai dallo psicologo per parlare delle tue ansie, poi fai training autogeno per rilassarti e poi cerchi di fare dei metodi invece più specializzati dove ti insegnano le cantilene, gli addolcimenti e le consonanti addolcite, quando invece in italiano sono forti, devono essere belle spinte e sapute controllare, e poi ti insegnano magari ad andare dietro a dei metronomi con l'iperarticolazione, ma la lingua a quel punto rimane immobilizzata, invece hai bisogno di muoverla, insomma, oppure ti insegnano a respirare, no, non ho problemi a respirare, io avevo dei blocchi dove spesso lo spasmo c'era, come, però non ho mai fatto un esercizio di respirazione per risolvermela. Bisogna evitare che arrivi l'inceppo in mente, la sensazione di inceppo in mente, e quindi a un certo punto, insomma, quest'urgenza ha portato a comprendere come si può affrontare l'ansia usandone la forza e quindi non calmandosi, ma proprio imparando a usare quell'energia a proprio vantaggio. E poi, insomma, riconquistarsi una fluidità che deve esserci per il gusto sul suono, per sapere dove puoi condurre le tue parole, le tue lettere, che poi ti rappresentano quando comunichi con gli altri.